i Menarini rimangono all'interno del Bologna con il 20%, almeno per un anno. È ovvio che il loro interesse è legato soprattutto alla costruzione dello stadio, per cui al termine della prossima stagione i tempi saranno anche maturi per conoscere il nuovo sindaco e la nuova giunta. In quel caso, se i Menarini intravederanno la possibilità di costruire lo stadio, potrebbero restare all'interno del Bologna con questa quota di minoranza e occuparsi dell'aspetto immobiliare. Se così non fosse, potrebbero uscire definitivamente dal Bologna già al termine della prossima stagione. Intanto domani dovrebbe arrivare un incaricato di Porcedda per affiancare Salvatori nelle operazioni di mercato. Il segnale è chiaro, non si aspetteranno i 15 giorni per iniziare a lavorare per costruire il nuovo Bologna, anche se la firma definitiva verrà posta solo tra 15 giorni, si comincia già a lavorare da domani, dopodomani. Quindi una persona di fiducia di Porcedda arriverà a Bologna per lavorare insieme a Salvatori sulle operazioni di mercato. Ci sono già vari nomi ovviamente su chi potrà essere il nuovo direttore sportivo. In questo momento il ruolo più a rischio è quello della DS, cioè di Fabrizio Salvatori. Tra i vari nomi che sono stati fatti c'è quello di Carmine Longo, diciamo il primo della lista, mentre non dovrebbe rischiare nulla Franco Colomba, che già ha incontrato Porcedda nei giorni scorsi. Porcedda è venuto a Bologna la scorsa settimana in gran segreto e ha avuto un incontro con Franco Colomba, e sembra che ci sia un'intesa tra nuovo proprietario e l'attuale allenatore, quindi Colomba dovrebbe restare alla guida del Bologna anche per questa stagione, rispettando quindi gli accordi di contratto che ha con il Bologna. E per cui insomma queste sono le notizie che si stanno diffondendo in queste ore. Porcedda oggi purtroppo non è stato raggiungibile, pare abbia fatto sapere di non voler parlare almeno nell'immediato, per cui abbiamo provato più volte ovviamente a metterci in contatto con lui, ma al momento non risponde alla stampa, almeno fino all'orario attuale. Ovviamente noi questa sera cercheremo di dare maggiori dettagli di questa operazione, ma intanto sono usciti allo scoperto con un comunicato ufficiale, e questa volta non dovrebbero esserci, diciamo, problemi dell'ultima ora come era stato in passato, quando il Bologna era stato vicinissimo alla cessione anche ai tempi di Taci. Questa volta un accordo già siglato c'è, e il controllo dei conti è già stato fatto, quindi non dovrebbero emergere imprevisti da qui ai famosi 15 giorni, quando ci sarà il nero su bianco. Porcedda dovrebbe diventare immediatamente presidente del Bologna, oltre che proprietario, insomma con le quote di maggioranza, e la famiglia Menarini potrebbe rimanere con ruoli all'interno del CDA, del consiglio di amministrazione, probabilmente direttamente Renzo Menarini. Ma ovviamente maggiori dettagli emergeranno già nel corso delle prossime ore, probabilmente nei prossimi giorni. Lui ha 51 anni, è un imprenditore che è abbastanza conosciuto qua in città, anche perché ha diverse attività frequentate, come lo stabilimento balneare del Lido, che è, diciamo, il più importante qui a Cagliari, ma ha anche altri interessi come alberghi sia in città che nelle vicinanze a Carloforte, ad esempio. Ha iniziato come rappresentante di abbigliamento, lui qui negli anni 80-90, diciamo, era il rappresentante delle grandi firme, Fei su tutte, e nel 2005 tentò di, insomma, acquistare una parte delle azioni del Cagliari. Quel frangente, diciamo, che lo fece capo di una cordata, insomma, aveva altri soci dietro. In quell'occasione c'era anche, per esempio, Tardelli, che insieme a lui, a Cerina, Angelo Cerina, che è un altro suo amico e socio, a Lorenzo Giannuzzi, che è il direttore del Forte Village, un villaggio qui sulla costa di Santa Margherita, avevano cercato di comprare il Cagliari e di rilevarlo da Massimo Cellino, un affare che poi sfumò all'ultimo momento. Avevano fatto una proposta di circa 10 milioni di euro, sembrava tutto fatto, ma poi alla fine l'accordo sfumò. Invece in questo caso Porcedda, che dovrebbe essere tra l'altro solo o comunque non con i soci storici, ha concluso, probabilmente per qualcosina di più, insomma si parla di 25 milioni di euro, che poi era la cifra che Menarini aveva trattato con Barclays e con gli altri pretendenti della squadra. Porcedda comunque è da sempre nel mondo del calcio, ha vari contatti, sia appunto
qua nell'ambiente cagliaritano che anche negli altri ambienti, grazie alle sue amicizie, come ti ho detto prima, grazie a Cerina, che è un ex arbitro, e anche a Giannucci, insomma, e Tardelli stesso, con cui ha un'attività imprenditoriale, ha una discoteca, lo Tsunami, che è sempre sulla costa di Santa Margherita di Pula. E sentiamo il commento del nostro Gianfranco Civolani. Meno male che finalmente abbiamo una notizia certa, i Menarini se ne vanno, magari restano con una quota di dichiarata minoranza per fare questo assaggio che interessa soprattutto a loro e che non si sa se riusciranno mai a fare. Sergio Porcedda è l'ottavo presidente non bolognese nella storia del Bologna, l'ultimo è stato Renato Cipollini, prima ancora Gino Corioni, Dallara era reggiano, poi aveva la sua industria a Bologna, ma sostanzialmente era reggiano. Comunque il primo presidente della storia del Bologna, uno svizzero, poi ci fu anche un austriaco, comunque tutti questi sono dettagli, mai un sardo è stato presidente del Bologna. Fra l'altro c'è anche da dire che nella storia il Bologna ha avuto pochissimi giocatori sardi, di questi ultimi ricordiamo Carus, Pisano, vabbè. Adesso però la cosa importante è che si cominci a lavorare da domani, perché la squadra c'è e non c'è. Allora bisogna fare la squadra, poi bisognerà che questo Porcedda, che nessuno di noi conosce, ci parli del suo staff, si presenti alla città, ci dica cosa vuol fare. Soprattutto sarebbe molto importante che non parlasse subito di parte sinistra della classifica di Europa, ne parliamo poi dopo, perché c'è da fare una squadra. E per il resto meno male che le cose si sono chiarite, perché non si poteva andare avanti fra silenzi, tormenti, e io credo che la tifoseria sia contenta, però questo signore o dottor Porcedda noi non lo conosciamo e abbiamo un ardente desiderio di conoscere e di conoscere le sue idee, che devono essere molto chiare, perché ci sono mille cose da fare e ci sono mille cose da fare in una società da ristrutturare sotto tutti i profili.